Ciao a tutti. Allora, oggi volevo fare un video, visto che molti mi hanno chiesto ancora, sembrerà strano, ma molti ancora non sanno cosa sia il Match Day, e ve lo vado a spiegare cosa è e soprattutto a cosa serve. Ok? Allora, il Match Day si può fare sia fuori dal My Club, quindi qui, nella sezione eFootball, Match Day, ok? Qui e sia dentro il My Club. Aspettiamo un attimo che entri. Allora, eccolo qui. Stiamo dentro il My Club. Ok, 300 punti e football, ottimo. Allora, dentro il My Club. Questo match day però ha degli orari precisi. Inizia alle 5, ora sono le 17:28, quindi è iniziato dalle 5 e finisce alle 22. Quindi voi avete possibilità in questo arco di tempo di fare il match day. Il match day in cosa consiste? Allora, ce sta uno fuori dal My Club e ce ne sta uno qui. Match day. Ok? Aspettiamo che carica. Eccolo qui. Questa settimana, allora, praticamente di Match Day, voi entrate nella sessione Match Day, che viene aggiunto alle 16. Dalle 16 viene aggiunto qui nelle sfide di oggi, viene aggiunto, e sta accanto a Coppa Challenge Online e quella com, viene aggiunto dalle 16 e dalle 17 si può cominciare a giocare, quindi ve l'aggiungono, ma non si può giocare alle 16, comincia alle 17. E qui, in base alla vostra valutazione, ok, avete la possibilità di entrare e scegliere una di queste due fazioni. Allora, fazione 1, che è di casa, avete queste possibilità di scegliere queste squadre. Finché non scegliete la squadra, voi potete ancora avere la possibilità di cambiarlo. Una volta che scegliete per tutto, diciamo, il match day di quel giorno, poi il giorno dopo ne fate altri, e dovete usare quella squadra. Io ancora non scelgo, ok? Voi guardate qui, per esempio c'è Arsenal, qui c'è sta la Juve, ok? E poi c'è sta l'altra fazione, quella di trasferta, dove ci sta per l'Inghilterra al Manchester United, qui c'è sta la Roma, c'è sta il Barcellona, Galatasaray e lo Schalke 04. Ok? Allora voi scegliete uno dei due. Ok? Allora se io scelgo questo per dire la fazione casa dove mi ritrovo per dire il Bayern Monaco, scelgo il Bayern Monaco, vi faccio un esempio, io scelgo il Bayern Monaco, ok? E scegliendo il Bayern Monaco io mi dovrò costruire una squadra diciamo che rappresenti il Bayern Monaco, quindi usare i giocatori che giocano o hanno giocato, tipo le icon, tipo per esempio metto Rummenigge che ha giocato nel Bayern Monaco, e questi giocatori qui risulteranno freccia su, tutta freccia su. Se voi scegliete il Bayern Monaco e non mettete i giocatori del Bayern, mettete ad esempio un giocatore della Juve, essendo che nella tua stessa fazione il giocatore sarà giallo, forma giallo, ok? Quindi a metà e niente. Quindi se scegliete ad esempio l'Arsenal, mettete i giocatori dell'Arsenal, il giocatore sarà freccia su, altrimenti sarà freccia in mezzo. Se voi scegliete l'Arsenal e mettete un giocatore, ad esempio, che sta nell'altra fazione, quindi nella fazione proprio avversaria, tipo per dire del Manchester United, questo giocatore ti starà freccia giù. Ok? Quindi io, ad esempio, adesso sceglierò il Manchester United e lo scelgo perché voi dovete scegliere se vi interessa farvi un bel match day. Vi conviene scegliere prima di tutto una squadra che vi piace, che avete abbastanza giocatori, perché uno, per carità, mo io nel mio caso riesco a fare squadre completamente full Manchester, ad esempio, full Bayer, perché ho tutti i giocatori, ma io ce n'ho tanti. C'è chi non ce l'ha, ma uno comunque deve sempre cercare di mettere la squadra dove ha più giocatori possibili. Quindi, ad esempio, mo io mi creo il Manchester United,
Ok, scelgo il Manchester United e mi ritrovo la gestione squadra. Per dire, questa è la squadra che stavo usando per fare, diciamo, le classificate normali, ok? Perfetto, questa è la mia squadretta. No, scusate, sto di una cazzata. Quello era già il coso. Prendo una squadra normale che ho io. Ok, che uso per le partite normali. Ad esempio, qua mi ritroverò così, le frecce così. Voi cambiate con R2 e andate sempre a vedere qui, ok? In pratica, voi vi ritrovate con le frecce su. I giocatori che sono del Manchester, Forlan, Beckham, Rashford. Va bene? I giocatori che trovate in giallo vuol dire che sono nella vostra stessa fazione, ma non è della squadra che avete scelto. Giocatori giù vuol dire che sono della fazione, diciamo, contraria, avversaria. Ok, quindi ci stanno molti che su Facebook leggo che dicono e scelgono di fare il match day senza sapere in cosa consiste. Portano la loro squadra normale perché loro ce l'hanno così impostata, così magari. Quindi non vedono freccia giù, freccia su, eccetera. Qua la forma in questo caso non ti dà forma AB perché qua le forme sono date da queste frecce, visto che è match day. Quindi loro mettendo così non se ne accorgono, vanno a giocare la partita e si ritrovano che quando devono selezionare chi far giocare e chi no, si ritrovano tanti con la freccia giù e dicono: Mazza, che sfiga, ma non è possibile con AMI de merda. No, semplicemente perché tu non hai capito in cosa consiste il match day. Ok, io nel mio caso la squadra già ce l'ho pronta. Ce l'ho già pronta. Ma adesso aspetta, faccio una cosa per farvi capire meglio. Una squadra che non me ne frega niente. Tipo, questi sono gli allenatori che le squadre e le formazioni che voi potete salvare. Io scelgo una squadra che non me ne frega niente, che la posso cambiare come mi pare. Tipo questa, ok? Ok, ho scelto questa. Allora, qui vi volevo far vedere una cosa. Io mi ritrovo questa squadra qui. Se ho scelto il Manchester, invece di andare qui e cercare uno ad uno i giocatori del Manchester e inserirli qui, in questo caso voi se andate con triangolo, arrivate qua, sezione automatica in base a valutazione squadra, questo vi darà i giocatori più in forma che in questo momento ti servono, quindi in questo momento a me mi servono i giocatori del Manchester, sono quelli più in forma, quindi io vado a selezionare qui, metto sì e guarda, e vedrete che ti metterà tutti i giocatori, ovviamente qua Oblak, io Oblak non me l'ha messo, però su per giù ti crea la squadra, capito, del Manchester, tutti quelli che stanno in freccia su, che sarebbero quelli del Manchester. Mo io per esempio ce l'ho lui, ok? Qua mi ha messo non più perché si vede che non ho quel giocatore in più. No, ce l'ho. Vabbè, comunque poi una volta che vi imposta così non sarà per forza la squadra che voi volete schierare per dire voi c'è sta gente che preferire, cioè io preferisco mettere tutti i giocatori del Manchester, c'è gente che nonostante freccia su preferisce mettere, giustamente, li capisco pure, preferisce mettere ad esempio, cazzo, ve posso dire preferisce mettere un altro centro, un Gerard. Cioè, certo che è più forte Gerard, però così è un po' barare. Io lo faccio solo se non ho alternative, quindi solo se non ho giocatori in più. Mi ritrovo che devo usare per forza un giocatore e mi porto un giocatore ovviamente forte ed è giusto. Ma se tu invece di portarti magari questo, metti Pujol perché dici che Pujol è più forte, poi te ne ritroverai tanti così, no? Che scelgono tipo il Manchester e mettono un attacco Mbappé, Messi, eccetera. Quindi niente, questo è il modo in cui si fa la squadra del match day. Io in questo caso la mia squadretta già fatta con tutte le varie cose, non so perché mi è uscito, ce l'ho già pronta, comunque meglio così. Mo vediamo un po' di ricaricare perché vi faccio vedere il match day fuori dal MyClub. Mi sembra che mo c'è problema di connessione, non capisco il perché.
Quindi quello che vi ho fatto vedere è il match day all'interno del My Club. E le partite che voi andate a fare, le partite che voi andate a fare sono comunque valide per i punti, di classifica della vostra valutazione dentro il My Club. Se lo fate fuori dal My Club, non capisco perché non mi funziona vediamo un po' se sbriga. Invece, per quanto riguarda il match day fuori dal My Club, la valutazione influisce con quella che voi avete, diciamo, nelle divisioni online. Quindi, se voi fate divisioni online e giocate al match day fuori dal My Club, quelle sono valide per la vostra valutazione. Ok? Sono comunque valide. No, vediamo un attimo che carica, che vi voglio far vedere a cosa serve fare il match day, oltre a questa modalità che secondo me è bellissima, perché è bella. Cazzo, non riesco proprio a entrare. Capisco che. Eccolo, finalmente, ha caricato. Ok, ora stiamo entrando nel match day fuori dal My Club. Fuori dal My Club in pratica ci avete squadre. Non di quelli che voi aveste nella vostra rosa, tipo nel My Club, ma squadre proprio quelle normali. Quindi le squadre sono sempre le stesse di quelle che vi ho fatto vedere prima, ma semplicemente sono i giocatori quelli che voi beccate quando fate le revisioni online. Quindi la competizione è sempre quella. Io sono sempre esperto qua. E niente, quindi le squadre sono sempre quelle. Solo che non vi ritrovate i vostri giocatori del My Club, vi ritrovate i giocatori normali, non pompati, eccetera. In questo caso io sceglierò, se ci sta, mi sembra ci dovrebbe essere. No, non è qua. Vediamo un po' se ci sta qua. Vabbè, scelgo il Barcellona, ok? In questo caso scelgo il Barcellona. Avendo scelto il Barcellona, qui mi ritroverò già di suo, perché sono tutti, essendo giocatori delle squadre delle divisioni, mi ritroverò la squadra quella completa sua fissa, quindi sono tutti freccia su. Ok? Io in questo caso ho già un salvataggio della squadra della formazione del Barcellona fatta, quindi andrò a giocare con questa squadra. Ok? Quindi qua non avete problemi di freccia giù, freccia, sono tutti freccia su. Scegliete quella squadra è tutta freccia su. Ok, ora, un'altra cosa che vi devo spiegare, a cosa serve giocare il match day e cosa hanno in comune il match day all'interno e all'esterno del My Club. Hanno in comune che questi punti qua che vedete sulla vostra destra in basso, prossimo premio 300 punti, punti e football si chiamano, 100 punti e football, servono per comprare i giocatori all'interno del My Club, quindi sono validi. C'è chi fa chi non gliene frega niente del My Club e fa solo divisioni online, teoricamente questo ha poco valore, non c'ha importanza, ok? Non c'ha importanza i premi che vai a prendere, perché qua i premi che vai a prendere, dettagli competizioni, sono, nel mio caso esperto, sono arrivati a 100 punti, 100 punti e football, arrivati a 500 punti. Puoi girare una Silver Ball, 1000 punti, una Gold Ball, eccetera, e così via, fino ad arrivare a 4000 punti e prendi monete, eccetera. Va bene? Quindi questi sono i premi, ma questi premi servono per il My Club, quindi chi fa sia divisioni online e fa My Club è ottimo, chi fa solo My Club è ottimo giocare qua. C'è chi gioca solo My Club, ma non gliene frega una minchia delle divisioni. Molti quindi giocano qua, quindi fregandosene della valutazione, visto che questo influisce sulla valutazione che tu hai nelle divisioni, ma chi non gliene frega niente, che fa? Inizia la partita, mette l'elastico, perché se non metti l'elastico il gioco valuta che tu non stai usando il comando per più di un minuto, te la dà persa, e te la dà persa nel senso che è proprio una partita nulla, che ti leva i punti di valutazione. Ma qui su questa pagina principale te la calcola come se tu non avessi giocato. Invece, tu mettendo l'elastico, quello là l'avversario ti farà gol a raffica perché si divertono così, senza che tu giochi, e il gioco te
ti darà come se stessi giocando e in pratica alla fine ti darà una partita persa, ma ti valuterà qui i punti e football e i punti evento. Con 100 punti, con una sconfitta prendi intorno ai 500 punti evento. Con 100 punti te ne bastano 100 per prendere questi famosi punti e football. Ok, quindi c'è gente che fa partire la partita, mette l'elastico e lascia così, lascia che scorra il tempo, nel frattempo fa altre cose. Io personalmente gioco, non è che me ne frega niente della valutazione, ma gioco pure per allenarmi, per provare nuove cose, eccetera. Invece all'interno del My Club c'è la stessa cosa, ma all'interno del My Club, ora vi faccio vedere una cosa. Scusate un po' che sono lungo, non ero preparato e voglio spiegare bene passo per passo a cosa serve questo match day. Ok, perfetto. Ok. Quindi, io come vedrete non mi fa più scegliere perché io ho già scelto, quindi per oggi io dovrò giocare solo con questa squadra. Ok, quindi mo adesso vi faccio vedere i dettagli di competizione. Qui esperto ti dà 100 punti e i primi 100 punti ti dà i punti e football. 100 punti e football ti dà, poi ti dà i vari agenti da girare, eccetera. Ti dà pure qualche preparatore di posizione, preparatore di abilità. Ok, allora una cosa importante che dovete sapere del My Club, del Match Day qua, che voi più giocatore portate del Manchester, quindi questi con la freccia in su, della squadra che scegliete, più punti farete i punti evento, quelli che c'è scritto 0. Quindi io per dire, portandomi questa squadra totalizzo con una vittoria all'incirca 2900 punti evento, quindi dettagli competizione, quasi 3000 punti evento, quindi qua con un massimo di con 4000 punti, ok, io con 4000 punti, quindi con due partite, due vittorie, mi pare che mi basta una vittoria e un pareggio, io riesco a completare questo evento, a farmi 4000 punti e portarmi a casa 40 monete My Club. Invece, se tu ne hai pochi di giocatori della squadra che ti chiede, questi con la freccia su, praticamente meno ne hai, meno punti fai, quindi più partite ti servirà a fare per completare questo evento. L'evento lo puoi pure non completare perché se non ti interessano le monete, ad esempio, io lo faccio per darmi un obiettivo, però se non ti interessano le monete My Club, quasi a tutti interessa soprattutto guadagnarsi quei 100 punti e football. I punti e football, ora vi farò vedere a cosa servono. Punti e football li trovate qui nel My Club Store accanto alle monete My Club. Punti e football li trovate qui. Con i punti e football, eccoli qua in alto a destra, vedete i miei punti e football che ho totalizzato finora, avete la possibilità di prendere questi giocatori. I giocatori in risalto costano sempre 1.500 finora, poi esistono le icon che stanno dai 26.000 ai 28.000, non lo so, 26.000 ai 26.500, insomma è questo qua più o meno il prezzo delle icon. Quindi servono a questi. Questi giocatori icon vengono aggiornati nel primo aggiornamento di inizio mese, del mese, capito? E quindi verranno aggiunti altri. I giocatori che sono qui sono tutti quelli che le icon dell'anno scorso. Quindi quest'anno, per esempio, c'è sta un Del Piero nuovo che arriva a 96, mi pare, ma qui hanno già caricato il Del Piero dell'anno scorso che è molto più forte, a 98. Piano piano usciranno tutte le icon dell'anno scorso, le metteranno qua. Solo che, ripeto, i punti e football sono veramente difficili da fare, li potete fare solo facendo match day e con gli accessi giornalieri che ogni tanto li danno, tipo in questo caso oggi me l'hanno dato, me li vado a riscattare. Ok, questi qua invece sono 100 punti football, silver ball, gold ball, sono quelli che ho guadagnato ieri nel match day. Ecco, me li sono andato a riscattare. Poi torniamo qua nella sfida.
Match day. Ok, allora gestione squadra, punti e football. Sto vedendo un attimo se c'è qualcos'altro che vi devo dire. E niente, regà, insomma, sia che sia fuori dal My Club che all'interno del My Club i punti sono necessari, cioè quello che vince dei premi sono utili solamente se fate il My Club. Quindi teoricamente uno che fa solo divisioni non gli serve fare il match day perché tutti i premi sono utili qui. Qui. Sono questi i premi. Questi facendo solo le divisioni non vi servono. Ok? Ripeto, comunque pareggio, vittoria, sconfitta che sia. Sono validi sempre per i punti della vostra valutazione. Quindi se perdete, perdete 10 punti, se vincete, prendete 7, 5 a seconda della valutazione che avete. Ok? Perfetto, questo è tutto. Ora io mi vado a fare una bella partita fuori dal My Club. Comunque, poi se c'è qualcosa che non vi è chiaro, potete scrivere sotto al video un messaggio e io vi risponderò subito, il prima possibile. Ok, allora io ho già la squadra pronta. Qua la squadra la dovete, se la preparate, diciamo, a inizio gioco, prima che carichi la partita, vi trovi in avversario, ve la sistemate e poi vi trovate sempre quella. Poi, un'altra cosa, mo, sta settimana ci sta solamente, diciamo, la possibilità di fare un match day. Ci stanno alcune settimane che vi ritrovate 2-3 match day, 3 all'interno del My Club e 3 fuori. E quindi avete la possibilità di totalizzare più punti e football. Mo, questa settimana ce ne sta solamente una, quindi ne fate una dentro il My Club e una fuori, in totale due. Ok, mo io la squadra ce l'ho già pronta, quindi aspetto. Vediamo un po' che altro vi posso dire. Ah, un'altra cosa, i match day sono importanti pure per totalizzare e fare tanti GP. I GP come si fanno? I GP si fanno. Allora, il match day inizia, ripeto, alle 17, finisce alle 22, dalle 22 alle 23, mi pare, o 23 e mezza, mo non mi ricordo bene, ma sicuro inizia alle 22. Avete quell'oretta, oretta e mezza, mo non ricordo bene, che avete la possibilità di guardare le partite della finale. In pratica, voi a seconda di quanti punti totalizzate, se ne totalizzate tanti. E a fine evento ci stanno quei 5 minuti, mi pare, dalle 22 alle 22:05, che fanno una specie di il gioco fa una specie di sorteggio tra quelli che hanno fatto più punti e sorteggia due squadre, due player per fare la finale del match day. Ok, questa finale del match day viene caricato sempre lì nella sezione match day. Come partita da guardare. Voi guardando questa partita prendete, se avete scelto la fazione giusta che ha vinto, prendete 10.000-15.000 Appassionati del gioco più bello di tutti, punti GP, benvenuti a Isola scusate. Gremite. Prendete Domani il match day 10.000-15.000 gremite GP e tifosi se totalizzate 1.000 punti per match stanno day prendete passando dalla 10.000 prima sezione a GP specchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quello che si A preannuncia match come day una che avete grandissima finale partecipato, di insomma. calcio. Quindi E se noi, vi va come bene, Gremite, fate ogni match day che cogliamo fate, subito le prime occasioni importanti. totalizzate 15 più 10 per 2, Questo è 50.000 il complesso GP sportivo ogni che forse certi giorno. non osservano. Ok? Giocare tra queste Io mura infatti ho una cifra di ogni GP giorno perché è un comunque la sogno. sera mi guardo per modo di dire, lo avvio la Guardando partita e l'agenda poi del faccio giocatore. altro. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Hanno già riconquistato. C'è il colpo di testa! Ok, un gol La l'abbiamo rete fatto. rete! Ok, Grande colpo
colpo di testa, rapido, preciso. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. E la partita inizia alla grande, subito gol. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Bella parata di Ter Stegen. Lenglet. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Ecco Griezmann. Messi. Alexandro. Allora io, raga, io qua realmente non gioco mai sul serio, cioè io qua mi rilasso e cerco di, come ho già detto altre volte, cerco di allenarmi, che ne so, sui dribbling, sui moduli, eccetera. Mi alleno. C'è gente che invece ci mette proprio l'elastico e vabbè. C'è Messi. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Alexandre. Questo errore potrebbe essergli fatale. La palla esce, beneficeranno di un corner. Incornata! Quasi. E hanno sfiorato il gol. Funziona, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Morata, può calciare, qui deve tirare. No, quasi. Cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Hai seguito un quasi gliela paro. Di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Perfetta parità dunque. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. Parata di Szczęsny. Buono. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Da lì può concludere. Paolo Dybala. Qui può partire il contropiede. È buona, si gioca. Coutinho. Non riesce a mantenere il possesso. Lenglet con l'intercetto. Il Barcellona si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Ecco Griezmann. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Comunque, raga, il match day è molto 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 importante per fare GP, eh. Quindi se volete fare GP, vi basta una partita, anche se la perdete, e fate GP la sera guardando la partita. Guardando può essere pure tranquillamente, tu metti guarda partita e poi fai altro, non è che ce l'hai stata davanti, quindi non è assolutamente una perdita di tempo, è una cosa in più. È importante per avere la possibilità di fare qualche giro, black ball, golden ball, eccetera. Basta. E per i punti è football. E i premi che guadagnate ve li trovate in posta, aprite la posta, ricevete i premi e poi i punti e football vengono caricati direttamente lì dove nel vostro portafoglio dei punti e football, e i GP vengono caricati direttamente lì, mentre le goal, i giri per le silver ball e gold ball dovete andare tra gli agenti, li trovate lì, li girate. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Messi. Occhio, può andare. Ci prova. Quasi.
pure. Rabiot. Ottimo pallone in profondità. Ottimo passaggio, deve tirare. Può provare. Poteva certamente fare meglio, su una palla molto intelligente. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Per quanto riguarda il match day fuori dal My Club, io ne faccio massimo una di partita, perché poi se no altrimenti diventa un lavoro. Io facendone una faccio, se perdo faccio tipo 600 punti, 600 punti evento, con 500 me ne bastano 500 per prendermi i punti e football. Quindi una partita che vinco, che pareggio, che perdo, e mi va bene, insomma. Se vinco invece riesco a totalizzare poco più dei 1000 punti, e totalizzando poco più dei 1000 punti in un match day ti dà automaticamente 10.000 punti GP, 10.000 GP ti dà, senza dover guardare la partita. Poi gli altri GP li guadagni guardando la partita, ok? Quindi a prescindere, tu basta che entri nel match day, hai la possibilità di guardare la partita e fare i GP. Se totalizzi più dei 1000 punti, hai la possibilità di fare altri punti GP. Quindi o ne fate 10.000, o ne fate 20.000 o 25.000. E veloci nel passaggio. Invece all'interno del My Club hai la possibilità, cioè io ho la possibilità di, con due partite, di prendermi anche le monete. Quindi quella me lo faccio, mi faccio un totale di tre partite ed è calla che ho fatto tutto. Il secondo tempo. Squadra nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. Perché se no, ragazzi, se voi volete fare arrivare a prendere le monete pure qui, diventa un lavoro, diventa, perché comunque non lo potete fare quando vi pare durante la giornata, ci sta un orario. Sicuro è anche un bello spettacolo per chi ci sta seguendo. Quindi se lavorate, cioè, diventa un lavoro, raga, diventa un lavoro, e ci vogliono tante partite per qui in questa modalità fuori dal My Club per fare tutti quei punti, tutti quei punti per prendere le monete. Almeno io faccio i punti necessari per fare i punti e football, poi le monete le acquisto pure, non me ne frega niente. Invece i punti e football sono l'unica cosa che tu, per averli e prendere i giocatori, devi giocare. Gli altri punti, le monete le potete comprare. Non c'è altro modo, i punti e football dovete fare i match day. O altrimenti vi dovete accontentare dei 300 punti e football che vi danno una volta a settimana con gli accessi giornalieri. Ma non sono abbastanza, perché poi per totalizzare 26.000 punti e football, regà, ci vuole una vita così. Palla filtrante per Griezmann. Palla filtrante per Griezmann. Mamma mia, stavo uscendo una bella azione, stavo uscendo. Comunque c'è qualcuno che è già stanco. Boh. Ecco, quando fanno così, quanto li odio, si impicciano tra di loro. Io mi ero fermato. Già lo sapevo dall'inizio che avrebbe fatto così. Che si sbattono tra di loro. Scodella in avanti. Morata, opportunità. Morata. Salvati dal palo. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile.
Messi che si stanca subito, non si può vedere. Per riprendere gioco, il mister vuole cambiare qualcosa. C'è un doppio cambio. Due cambi drastici, Fabio, ma evidentemente l'allenatore lo riteneva necessario. Ecco Coutinho. È davvero una bella serie di passaggi questa. Aiai, conclusione. No, cazzo. Occasione per il contropiede. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Radio. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ottimo il fraseggio. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Griezmann opta per il lancio lungo. Pericolo. No. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Provano a partire in velocità. Vede la porta. Colpisce. No, cazzo. Vabbè, ci stava. E adesso possono tornare a controllare il match. Ha finalizzato alla perfezione questo. Ma questo che deve fare? Deve mettere tutti in difesa. Che deve fare? Con estrema sicurezza. Sei cambi, va ben giusto. Te sprighi. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Conducono con una rete in più degli avversari. Niente, oh, mica. Non si sono mai lasciati prendere dallo sconforto e ora sono meritatamente avanti. No. Niente, oh, gioco proprio così. Ramsey, tocco morbido. Prova la giocata di misura. Cristiano Ronaldo, occhio al tiro. Lo sapevo. Vantaggio di due gol. La partita si mette in discesa. Cioè, su ogni palla c'è stavo, guarda, ma sempre lisciata, va. Hanno sfruttato questo contropiede in un giro di pochi secondi. Non hanno concesso alla difesa il tempo di riorganizzarsi. Ripeto, non me ne frega un cazzo della valutazione qua, eh. La rapidità è stata fondamentale. E con questo segnalo. Cioè, no. Davvero una grande partita. Sono troppo lenti nel fare le cose i giocatori. Che hanno sparigliato le carte in tavola. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente c'è. Cioè, io la passo ancora prima che mi arrivi la palla. Ecco. Va. Io la passo ancora prima che mi arrivi la palla, ve giuro. E niente, ci mettono un boato fa. Riceve la palla. Bella parata di Ter Stegen. Che grande parata. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Prova a salire in aria. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. Ha provato ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Cristiano Ronaldo cerca lo spunto. Dybala. Ma ha segnato, pure spostato il portiere. Ormai regà, perché a me non me frega un cazzo. Se potete, se guardate le tacche, guardate le tacche, sta tutto su. Quando stai tutto su, quello, ogni contropiede che te fa è gol. L'avversario, quando ci avete tutto tacca su, soprattutto io avendo portato tutti in attacco, e al primo contropiede me segnano. Guardate, guardate come va il contropiede, così. Questo è quando fa... Avete visto? Avete visto i suoi giocatori come te prendono un contropiede? Tutti filtranti fa. E così è. Tacche su è così. È un rischio. Io purtroppo l'ho messo così, tanto per, ma sul My Club non l'avrei mai fatto. Perché lì te fanno proprio, te bombardano. Vi faccio vedere dal terzo gol in poi. La tua opinione sulla gara. Si vedeva dall'inizio che la sofferenza maggiore era proprio sugli attacchi centrali. Non sono stati mai capaci di chiudere in maniera efficace in quella zona del campo. Qua no. E alla fine hanno perso la partita.
Ecco, da, Si chiude non, da qui il qui no, dal nostro secondo tempo. collegamento. Io nel secondo Un tempo, ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a ecco, mio da qui. fianco. Un ringraziamento e un Da qui saluto anche tutti da su parte mia. filtranti mi ha fatto i gol. Perché i miei giocatori stanno tutti alti, tutti su filtranti. Uno. Andiamo avanti. Questo per come sto tacche su, eh. Questo non è gol. Guardate qua che azione che ha fatto, guardate i miei come rimangono così, tutti così sono i gol, tutti su filtrante. E questo succede quando mettete tutte le tacche su. Ok. Andiamo avanti. Allora, intanto qua non se ne frega niente, con una sconfitta raggiungo quello che mi serve a me, i punti football. 522 punti, ne servono 500. Ecco qua, 100 punti e football. Pure una Silver Ball mi sono preso e basta, basta così. Non ne faccio altri. Mo' ritorniamo nel My Club. Allora, guardate, mi è rimasto un posto in arrivo il premio che ho vinto facendo solamente una partita con una sconfitta fuori dal My Club. E li vado a riscattare. No. Ok, ora la Silver Ball che ho vinto, me lo trovate qua. Qua, gente speciale, andate tutta a destra e voi trovate qua. Io ce n'ho altri perché so pure quelli del match day che ho fatto ieri. Ok, qua c'avete i giri da fare e avete pure molte, diciamo, preparatori esperienza per poter livellare i vostri giocatori. Allora, qua vi faccio vedere una cosa. Questo qua, nonostante una Silver Ball, non vuol dire che avete possibilità solo di prendere Silver Ball, ma anche altre palle, ma con meno probabilità. Poi vi faccio vedere il profilo, eccolo qua. C'avete 83,6% la possibilità di prendere la Silver Ball, 13,5% di prendere una Gold Ball. E 2,9%, quindi si chiama Silver Ball perché la maggiore percentuale è quella Silver. Ok? Ma c'avete pure la possibilità, io ogni tanto prendo pure qualche palla nera. Qua la stessa cosa, profilo, elenco bersagli, 97% la gold e 2,9% la black, quindi potete prendere dalla gold alla black. Poi che altro vi posso dire? Niente, regà. Questo è tutto. Un saluto a tutti e alla prossima. Io adesso mi vado a fare queste due partite perché me ne bastano due per completare tutto. Questo lo riesco a completare solo con due partite. Fuori dal My Club no. Fuori dal My Club servono tante partite per completare l'evento. Quindi mi limito a prendere soprattutto i punti e football. Mi faccio solo quella partita. Qua me le faccio tutte e due, con tutte e due completo l'evento. Ma questo perché? Perché qua hai la possibilità di, dipende in base a quanti giocatori tu usi della squadra che hai scelto. Se avessi scelto questa squadra e pochi giocatori del Manchester, mi si sarebbero voluti molte più partite per completare l'evento. Quindi i punti li prendi in base alla rosa che hai. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!